Ebbene sì, oggi è 14 febbraio e io dopo 5 caffè, 12 sbadigli, altrettante 5 tisane per restare calmo, un po' di morfina e 3 iniezioni di Xanax antidepressivo. Che poi apprezzate, cioè mi sono fatto pure il capello, sto bene? Ecco, non arriverà a fine giornata questo capello, dimenticatevelo. Scherzi a parte ragazzi, oggi è San Valentino. Che culo. E la giornata di oggi è da sempre riconosciuta come quella degli innamorati. Peccato che al mondo non siano tutti fidanzati. Ad esempio me. E quindi chiaramente, come sapete, c'è sempre una divisione, no? Tra i fidanzati che comunque stanno tranquilli, tra i single che li vorrebbero proprio, li guardano a morte perché vorrebbero ucciderli, tra i fidanzati che vorrebbero uccidere la ragazza perché dicono io però i soldi per regalo, zia, non te li do, e la ragazza che invece non aspetta altro che ti sei dimenticato che giorno è oggi, ti lascio. Ecco, più o meno funziona così. Quindi, siccome la mia su questo argomento ve l'ho già detta l'anno scorso, per quest'anno ho pensato a qualcosa di diverso. Ho pubblicato sia nelle storie di Instagram, seguitemi su Instagram, trattino basso, Fede Marconi, trattino basso, e nella community di YouTube, un post in cui vi chiedevo, regà, ma così sinceramente, per voi, ma che è San Valentino? Cioè, no, perché magari c'è gente che non sa neanche l'esistenza di questo giorno, effettivamente, e quindi voi cosa ne pensate del San Valentino? Ecco, le risposte sono state molto ambigue, effettivamente. Come non iniziare dalla tipologia di commenti? No, no, in realtà non c'è stata nessuna tipologia, è stato, lo giuro, l'unico commento di questo genere. Per me San Valentino è un giorno speciale, in cui sia lui sia lei dovrebbero stare insieme. Inoltre, secondo me, è il giorno in cui i fidanzati si dovrebbero amare di più. Come sei ingenuo. No, non è che io sia contro l'amore, anzi, purtroppo non sono contro l'amore, prenderei molte meno inculate nel dubbio, cioè nel caso fossi, ma non lo sono. Giustamente in risposta a un commento del genere abbiamo la nostra amica Carlotta, Noxer per amici. San Valentino è una festa commerciale, fatta per spendere soldi e far finta di amarsi. Quindi, cioè, no? Cioè, lei abbiamo capito cosa ne pensa dell'amore in generale. Se uno si trova bene con una persona e la ama 365 giorni all'anno e glielo dimostra ognuno di essi nei piccoli gesti. Non serve San Valentino per dimostrare l'amore. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Secondo quest'altro bomberone, invece, il San Valentino è essersi appena lasciati con la tipa dopo un anno e mezzo. Ha ha ha. Beato dei che ci ridi. No, perché effettivamente, ragazzi, c'è fa ridere, perché secondo la mia esperienza personale, San Valentino sta nel mezzo delle relazioni, cioè. Ha detto! Tant'è vero che secondo Tobia, San Valentino è soltanto un modo per buttare via un po' dei soldi. Viva la romanticità! Ma siccome poco fa abbiamo letto un commento di uno di noi che purtroppo aveva appena perso una battaglia importante, era appena stato lasciato dalla ragazza dopo un anno e mezzo, il nostro Gabriele ci scrive: quella festa fatta per ricordarmi di trovare una ragazza. Quindi lui praticamente ogni San Valentino, cioè lui non se lo ricorda durante l'anno. E fino a là tutto bene. Poi a San Valentino, una volta ogni 365 giorni, lui ti fa: ah, ma sono single. E lì sono uccelli senza zucchero, regà. Perché fino a quando sei single e non ci pensi va tutto bene. Poi quando ci cominci a pensare. Il problema, ragazzi, è che a noi sfugge un dettaglio non da poco. Noi abbiamo ormai coniato San Valentino come la festa degli innamorati. Però il buon Gabriele, sì, sempre l'eroe di prima che si ricorda avercela ragazza, cioè di non avercela ragazza un giorno all'anno, ci scrive l'onomastico dei Valentino. Pensa se uno si chiama Valentino, è fidanzato con una e gli deve fare il regalo. Quindi alla festa sua deve fare il regalo. Ma non benissimo. Questo eroe invece ci scrive: fino a 2 anni fa per me il San Valentino era stare a casa e giocare alla Play tutto il giorno come un nerd. Adesso che sono fidanzato, per me il San Valentino è stare a casa tutto il giorno a giocare alla Play mentre la mia ragazza mi guarda. Io ti direi che sei un grande, però mi chiedo: ma se a San Valentino non glielo dai te, glielo darà qualcun altro? Bene, 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 bene. C'è chi si è anche rassegnato e ha capito che a San Valentino è single. Ma fortunatamente stasera c'è una cosa molto interessante per gli appassionati di calcio: la Champions League, con una partita, ragazzi, pazzesca, perché c'è Paris Saint-Germain e Real. E quindi, ad esempio, Luigi ci scrive: io lo passerò con l'amore della mia vita, la Champions League. Mentre secondo Massimo il San Valentino ideale è questo: stare a casa con la mia ragazza, con una cena a lume di candela e guardare la Champions.
Solo che la ragazza non esiste e non c'ho una lira per Sky. Rispondi se non ti... Sì, la Champions sta su premium, comunque se ti interessa. Io non rispondo delle mie azioni. Secondo Alice invece il San Valentino è il giorno più bello da passare con chi vuoi, ma soprattutto con chi ti fa stare bene e ti fa divertire. Quindi in poche parole i miei video. Grande Alice, un bacione. I tuoi video sono così divertenti che devo chiudermi in camera perché sennò mi sentono ridere. E sarebbe magnifico passarlo con te. Oh, quindi ci ha pure provato. Alla fine è romantico, lo apprezzo. Io non esco con gente per bene, solo con gente per bene. Fan a parte, c'è il meraviglioso commento di Francesco, che è anche un po' romantico, no? Perché ci scrive: è quando do il biscottino al mio cane. In che senso gli dai il biscottino? Per sapere, c'è niente di... non è che mi interessi proprio. Ma rimanendo in tema biscotti, c'è questo meraviglioso commento finale. Te lo dico io subito che cos'è per me il San Valentino. Per me San Valentino è fare i... a tutti i single maschietti. Oh, come si chiama questo? Bene, 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 ma non benissimo. Ah, ragazzuoli, ragazzuoli, cos'è per me il San... buttiamo il telefono, abbiamo letto certe cose. Comunque, per me, invece, per Fede Marconi, che cos'è il San Valentino? Per me il San Valentino è qualcosa di più del semplice giorno per festeggiare, adesso a parte gli scherzi, perché parliamo un po' seriamente alla fine del video, la festa degli innamorati, o semplicemente non è il giorno in cui gli innamorati devono farsi carinerie tra di loro oppure ricordarsi di essere innamorati. Per me il San Valentino è qualcosa di più astratto, se vogliamo, qualcosa di più interiore a noi, di più sentimentale. È una giornata che fa bene sia a chi è fidanzato sia a chi è single, perché ti fa semplicemente riaffiorare il senso dell'amore, no? E quindi ti viene da pensare, con un lato anche a volte malinconico, bisogna ammetterlo, basti pensare al video mio dell'anno scorso, che comunque rifarei se ce ne fosse l'occasione, perché semplicemente ti fa pensare, e a volte perché no anche farti stare male. Ma non è un errore, e soprattutto non è sbagliato starci male, non è che sia vietato, ragazzi. Star male per amore è una cosa che viviamo tutti, però tutti, o la maggior parte di noi, ci vergogniamo di esprimerlo in pubblico, oppure di esprimerlo proprio. C'è chi si nasconde dietro una semplice affermazione del tipo l'amore non esiste. E adesso sicuramente non mi metto a fare io il messia, quindi non posso dire a 18 anni se l'amore esista o meno, ma se non lo posso dire io non lo potete dire neanche voi. Vivete la vostra vita, godetevela, perché avrete belle esperienze, brutte esperienze, ma sempre esperienze che vi faranno crescere, a quest'età soprattutto. Come mi disse un saggio una volta, meglio conosciuto come zio Andrea, meglio conosciuto ancora come quello a cui ho passato la scotch a PES su YouTube, tutte le esperienze che viviamo a quest'età servono a formarci, a farci le ossa per il futuro. Questo non vuol dire che poi all'età di 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, dentro la tomba, non staremo male per amore, assolutamente. Ci staremo male lo stesso, se non di più. Ma semplicemente servono a farci capire qual è la nostra strada. Servono a conoscere noi stessi prima degli altri. E quello è il segreto, ragazzi. Non vi sentite arrivati o vissuti, uomini e donne, a 16, 17 o 18 anni. Perché queste cose fanno soltanto abbastanza ridere e vi fanno essere ridicoli di fronte ad altre persone. Non abbiate paura di condividere la vostra esperienza. A me fa piacere, lo sapete, quando ricevo messaggi privati con richiesta di consigli, specie da ragazzi più piccoli, perché io non mi vergogno di essere seguito anche, non solo, ma anche da gente relativamente piccola. Vengo visto come un punto di riferimento e in quanto tale devo anche dare il buon esempio, il giusto esempio, cercare di far crescere o semplicemente di condividere con voi delle mie esperienze che possano aiutarvi a volte. Perché poi non è detto. Detto questo, ragazzi, io le mie stronzate le ho dette e le mie cazzate anche oggi le ho fatte. Vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e vi ha strappato una risata, soprattutto nella prima parte. Poi, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. In descrizione trovate app molto interessanti, Polygon Football. Un bacione, regalo, ci becchiamo nei prossimi video, in particolare venerdì con la carriera. Alla prossima, bella!